E anche in questo momento il presidente della Società Paleontologica Italiana. Società Paleontologica Italiana, che è società associata alla Società Geologica, quindi definirei più che gemella, e quindi con questo ovviamente abbiamo già avuto il presidente dell'AIV la volta scorsa, alla scorsa assemblea, a questa abbiamo la presidentessa della Società Paleontologica Italiana e vediamo se continuiamo così alternando magari degli illustri soci della Società Geologica Italiana a ovviamente presidenti o illustri soci delle società associate. Sono le 14:45, do la parola quindi a Lucia Angiolini, siamo perfettamente in orario, quasi svizzeri. Vai Lucia. Va bene, grazie mille, quindi buon pomeriggio a tutti. Prima di mostrarvi i contenuti di questa presentazione, volevo semplicemente sottolineare il titolo che ho scelto. In particolare, vabbè, la prima parte è ovvia, il record dei bentonici. Innanzitutto, vabbè, ricordo brevemente cosa si intende per bentonici e cosa intendo io in questa presentazione. Quindi parlerò prevalentemente di macroinvertebrati marini che vivono sul fondo del mare e quindi al di sopra dell'interfaccia acqua-substrato oppure all'interno del substrato, perlomeno allo stadio adulto. E poi volevo puntualizzare cosa intendevo per record. Da un lato, record è la registrazione dei parametri ecologici e ambientali nei tessuti mineralizzati di questi organismi bentonici. Dall'altro record come un vero e proprio primato, perché fondamentalmente rappresentano degli archivi ineguagliabili, come spero di dimostrarvi, di informazioni sull'evoluzione della vita e degli ambienti tutto il Fanerozoico. Inoltre, volevo sottolineare che i dati che presenterò sono stati tutti acquisiti in collaborazione, questo sarà chiaro con i ringraziamenti alla fine, comunque lo premetto, quindi collaborazione con giovanissimi ricercatori, collaborazione con i miei colleghi del Dipartimento appunto di Scienze della Terra di Milano, con altri ricercatori italiani, con ricercatori europei, inglesi e canadesi. Quindi si tratta di ricerche fatte assolutamente in collaborazione. Di cosa vi parlerò? Nella prima parte di questa presentazione farò un'introduzione veloce e generale sullo studio della microstruttura e dell'ultrastruttura dei biominerali, quindi dei tessuti mineralizzati degli invertebrati bentonici. E brevemente illustrerò qualcosa sul significato funzionale dei tessuti mineralizzati, sulle strategie evolutive, nonché sull'importanza che ha questo studio nella diagenesi. A questo si collegano anche le analisi geochimiche, quindi diciamo che i due tipi di analisi, macroanalisi, che si possono fare sui tessuti mineralizzati degli invertebrati sono da un lato delle analisi di microultrastruttura, dall'altro delle analisi geochimiche. Chiaramente le analisi geochimiche forniscono dei dati importantissimi per le interpretazioni paleoecologiche e paleoclimatiche. E poi tratterò un esempio, un case study, che riguarda gli archivi, appunto, cosa ci dicono i fini del cambiamento globale che è occorso alla fine del Permiano. E voglio sottolineare semplicemente che in quest'ultimo esempio tratterò di brachiopodi. Siccome i brachiopodi non sono proprio tra i gruppi più conosciuti, vi ricordo che sono degli ofoforati, quindi hanno l'ofoforo che utilizzano per nutrirsi e respirare, e hanno le parti molli protette da due valve che sono tra loro asimmetriche. Queste valve, nella maggior parte dei casi, sono formate da calcite basso-magnesiaca, anche se c'è un gruppo di brachiopodi che biomineralizza fosfato di calcio, ma di questi oggi non parlerò. La biomineralizzazione. Allora, la biomineralizzazione è il processo di produzione di tessuti mineralizzati che è regolato rigidamente dall'attività biologica. Quindi si tratta fondamentalmente di attività cellulari che rendono possibili i cambiamenti fisico-chimici necessari per la formazione e la crescita di minerali. E diciamo che
microrganismi, animali, piante svolgono questo compito in modo mirabile, producendo una grande varietà di biominerali, che quasi tutti legati a funzioni specifiche. E nell'ambito dei biominerali, i carbonati di calcio sono certamente preponderanti, per cui oggi parlerò soprattutto di biominerali di carbonato di calcio. Allora, i biominerali hanno due proprietà principali. Innanzitutto sono dei biocompositi ibridi, ovvero non sono formati solo da una componente inorganica, ma da un'intima associazione di una componente inorganica e di biopolimeri. Quindi c'è una matrice organica intimamente associata alla frazione minerale. Questo li rende fondamentalmente eccezionali dal punto di vista delle proprietà, certamente le proprietà meccaniche, ma anche in alcuni casi proprietà ottiche e magnetiche. E questo viene ottenuto con un costo fisiologico limitato, per cui per gli organismi, in particolare per gli invertebrati bentonici, sono estremamente, diciamo, utili e funzionali. Ovviamente hanno una forma differente a tutte le scale dall'abito cristallino a cui siamo abituati, per cui se questa è una calcite precipitata da una soluzione, questa è la calcite di una conchiglia di un brachiopode attuale. E se entriamo in dettaglio, quindi aumentiamo la scala e andiamo al micron, al SEM, qui vedete le fibre di calcite che compongono buona parte la conchiglia del brachiopode attuale, che sono molto diverse da quella che osservate al SEM sulla calcite precipitata da soluzione. Ma quello che è fondamentalmente molto molto diverso è che differenzia la calcite, il biominerale calcite dal minerale inorganico calcite, è l'organizzazione gerarchica. Se voi osservate, questa è un'immagine al microscopio a forza atomica, sono due fibre di quelle viste prima, di un brachiopode attuale, vedete che sono formate da nanograni, quindi da grani di dimensioni di qualche decina di nanometri, e sono queste particelle più scure che vedete, che hanno diversa, diciamo, espressione, sono i biopolimeri organici che rivestono i nanogranuli, per cui praticamente sono aggregati di grani cristallini separati da materiale organico. Ed è molto molto importante tenere in mente questa profonda differenza tra biominerali e minerali quando si parla appunto di archivi biotici. Ora, qui vedete un esempio mirabile del processo di biomineralizzazione operato da una specie di un genere di molluschi gasteropodi, quelle specie del genere Xenophora. Il genere è una distribuzione che parte dal Cretaceo, diciamo che sicuramente nel Cenozoico si sono evolute tutte queste specie che hanno questo particolare tipo di formazione dell'esoscheletro, anche se ci sono delle specie di Xenophora che non crescono in questo modo. Comunque fondamentalmente in queste specie di Xenophora cosa osservate? Osservate una conchiglia ad avvolgimento trocospirale come nella maggior parte dei gasteropodi, ma oltre a produrre questo biominerale di carbonato di calcio che ha questo avvolgimento trocospirale, le specie di Xenophora agglutinano e cementano durante l'accrescimento della conchiglia oggetti che trovano nell'ambiente esterno, quindi resti di altre parti scheletriche, piuttosto che ciotoli e clasti che sono presenti nell'ambiente in cui vivono, fino ad arrivare alla cementazione di, appunto, diciamo, oggetti che richiamano moltissimo l'impatto antropico, e questi sono degli attuali, ci sono anche nel record fossile. Perché fanno questo? Ecco, qui vedete ancora la Xenophora pallidula che addirittura cementa la sua conchiglia dei frammenti di colonia. Sono state ovviamente molto studiate dal punto di vista della funzionalità di questo processo di crescita della conchiglia, e tra le analisi, diciamo, tra le interpretazioni fatte, diciamo che questa strategia serve fondamentalmente come predazione da predatori, perché ovviamente favorisce il mimetismo sul substrato, anche in questo caso, e nel contempo aumenta molto l'area superficiale della conchiglia e anche il suo biovolume, per cui rende più difficile l'azione del predatore.
Però c'è un altro possibile significato funzionale per alcune specie, perlomeno la Xenophora crispa, che è quello di aumentare l'area superficiale della base dell'esoscheletro, e questo avviene quando le specie di Xenophora vivono su substrati fangosi ricchi d'acqua, quindi molto mobili, e l'allargamento della superficie basale permette loro di non affondare con una strategia che viene detta strategia racchetta di neve. Ora, sebbene siano stati fatti molti studi, soprattutto sugli attuali, nessuno ha mai indagato quella che è la microstruttura della conchiglia. Questo è stato fatto da Gaia Crippa ed altri ricercatori del Dipartimento di Milano e hanno fatto delle interessanti scoperte. Beh, innanzitutto hanno osservato questa microstruttura molto bella che costituisce una microstruttura lamelle incrociate di aragonite, che è tipica di molti gasteropodi, che è perfettamente preservata anche negli esemplari fossili. Inoltre, hanno osservato la presenza di microstrutture differenti, oltre a vari tipi di microstrutture lamelle incrociate, ci sono delle microstrutture prismatiche e sferulitiche, e in particolare proprio sotto gli oggetti agglutinati e cementati c'è una microstruttura prismatica che sembra offrire migliore adesione nel processo di agglutinamento dei clasti. Un'altra osservazione interessante è che in alcune zone, di solito quelle più spesse della conchiglia, è pure presente una microstruttura prismatica o una microstruttura sferulitica. E facendo analisi in diffrazione in raggi X, hanno osservato che non c'è solo aragonite, come nella maggior parte dei gasteropodi, ma è presente anche calcite, probabilmente in parti di questo prismatico, calcite che si trova nelle zone di maggior spessore della conchiglia. Ora, la calcite è meno densa dell'aragonite e quindi sembra avvalorare, perlomeno per Xenophora crispa, l'interpretazione che questo processo di agglutinamento serva proprio ad alleggerire la conchiglia, oltre che aumentare l'area superficiale, impedendo a questi organismi di sprofondare all'interno del substrato mobile. E questi sono tutti elementi che sono derivati da uno studio microstrutturale che non era mai stato fatto. Vabbè, la Xenophora, gli esempi che vi ho fatto erano cenozoici attuali, ma lo studio della microstruttura è fondamentale anche quando si lavora, anzi, è importantissimo quando si lavora nel Paleozoico. Ora vi faccio un esempio, di questo mi sono occupata molto io perché vabbè, mi interessa particolarmente. Questo è Gigantopproductus ochensis, che viene dal Carbonifero inferiore del Regno Unito. Sono i giganti dei brachiopodi, come suggerisce il nome generico. Tenete conto che i brachiopodi attuali raggiungono una dimensione massima di circa 4 centimetri, le specie di Gigantopproductus superano il mezzo metro di larghezza e producono conchiglie spessissime che eccedono un centimetro di spessore, mentre i brachiopodi normalmente hanno conchiglie che hanno uno spessore di 1-2 mm o poco di più. Non si è mai capito bene, anche se ora si sa qualcosa di più, come mai nel Carbonifero inferiore questi brachiopodi hanno raggiunto queste dimensioni enormi, anche se l'aumento di dimensioni fa parte di una strategia evolutiva nota e in parte fa parte, diciamo, della diversificazione all'interno, delle specie, dei generi, dei vari taxa, soprattutto a livello di specie di genere. Gli studi sulla microstruttura hanno fornito degli elementi importanti per comprendere questa strategia evolutiva. Innanzitutto, la conchiglia di questi brachiopodi giganti è costituita da una successione di fibre, scusate, prevalentemente colonnari. Nei brachiopodi ci sono diverse microstrutture, quella colonnare di solito ha rapido accrescimento con queste linee di crescita molto evidenti e si alterna localmente, ma decisamente in modo subordinato, a una fabric che invece è laminare. E questa microstruttura è preservata quasi in tutti gli esemplari analizzati, come hanno dimostrato diverse tecniche di screening, qui avete la catodluminescenza, ma ce ne sono molte altre. Su queste, diciamo, microstrutture preservate sono state fatte anche delle analisi nei BSD. Queste sono state fatte in collaborazione con l'Università di Monaco, col gruppo di Erika Grissaber e Wolfgang Schmal.
Qui vedete queste immagini molto belle che derivano dall'analisi EBSD. Qui avete la conchiglia fatta di strato colonnare, queste sono le intercalazioni di laminare all'interno del colonnare, questa invece è la matrice interna. Come potete vedere già dalle mappe, ma soprattutto dagli sterogrammi, l'orientazione cristallografica dell'asse ottico C della calcite è decisamente uniforme, e lo dimostrano i poli in questo stereogramma. E questo accade tipicamente nei brachiopodi attuali, che quando biomineralizzano, pur producendo strati con fabric tra loro molto diversi, almeno tre tipi di fabric diversi, mostrano all'interno di ogni fabric una estrema coerenza nell'orientazione dell'asse C, che è sempre orientato perpendicolarmente alla superficie esterna. Quando intervengono invece fattori che portano ad alterazione, o come in questo caso si fanno le analisi sulla matrice interna, come vedete non c'è nessuna orientazione nell'asse ottico della calcite. Quindi queste analisi hanno permesso di dimostrare che effettivamente questo enorme, spesso strato livello colonnare era quello originariamente prodotto da questi brachiopodi particolari. Allora abbiamo fatto delle analisi in più. Queste sono state fatte al TEM da Giancarlo Capitani di Bicocca e l'ha fatta a Siena. Come potete vedere, ha individuato i grani di calcite e all'interno ha individuato tanti tipi diversi di inclusioni, inclusioni fluide ma anche inclusioni solide. Queste sono le immagini al TEM del gigantoproductus del carbonifero inferiore. Sono identiche a quello che si osserva nei brachiopodi attuali, quindi nello strato colonnare dei brachiopodi attuali. E si tratta di inclusioni che derivano dal fatto che crescendo i cristalli di calcite includono queste membrane di biopolimeri che li separano. E la cosa eccezionale, diciamo che è abbastanza ovvio vederli negli attuali, diciamo che su un brachiopode fossile il carbonifero non è così scontato, e quindi c'è una preservazione della originaria matrice organica, o perlomeno di quello che resta. A questo punto, sempre all'Università di Milano Bicocca, un biologo, Orlandi, Marco Orlandi, ha fatto delle analisi in pratica con una spettroscopia di risonanza magnetica nucleare e ha scoperto tracce di aminoacidi, che sono aminoacidi molto comuni negli invertebrati, per cui non dicono sì, questo è un brachiopode, però dicono qui c'è della matrice organica preservata. Questo lo riprendo tra un attimo quando parlo delle analisi geochimiche, perché proprio la conservazione di queste tracce di materia organica ci ha permesso di avere delle informazioni, facendo le analisi isotopiche, sulla strategia evolutiva di questi brachiopodi. Ma rimanendo sempre nel campo della microstruttura e dell'ultrastruttura, voglio sottolineare che danno molte informazioni utili anche sulla diagenesi, in parte l'ho già accennato, sono stati fatti alcuni esperimenti, io ho partecipato marginalmente, sempre all'Università di Monaco, dove sono stati alterati idrotermalmente delle conchiglie di bivalvi e brachiopodi attuali per vedere gli effetti soprattutto dell'aumento di temperatura e dell'apporto di soluzioni. Però gli esemplari fossili rappresentano un vero e proprio laboratorio naturale con cui si possono confrontare questi dati sperimentali. E quindi abbiamo appena iniziato con l'Università di Monaco una collaborazione in cui è coinvolto anche Andrea Zanchi, che è l'autore di questa magnifica carta del Karakorum occidentale pubblicata sull'Italian Journal of Science, che praticamente rappresenta l'origine di questi brachiopodi fossili che hanno subito, a seconda dell'unità tettonica a cui appartengono, un diverso strain e che quindi andremo ad analizzare soprattutto con le EBSD. Abbiamo solo dei risultati preliminari, ma poi confronteremo, diciamo, il dato che viene dall'analisi che ha fatto Andrea sulla deformazione delle unità tettoniche con quanto ricaviamo dai brachiopodi, ma fondamentalmente questa è l'analisi in EBSD di un brachiopode attuale, questa è quella di un brachiopode del Permiano del Karakorum. Se voi andate a guardare lo strato fibroso, che qui è nella parte centrale dell'immagine, qui occupa prevalentemente, dal punto di vista così morfometrico non si notano grandi differenze. Se però si va a vedere l'orientazione dell'asse ottico, sì che c'è una differenza. Qui l'asse ottico
orientato, disorientato, qui assolutamente no. E questo è uno degli effetti che produce la diagenesi. Quindi la microstruttura è importante anche negli studi proprio di diagenesi. Ok, ho detto prima, però non basta la micro, l'ultrastruttura, e ho lasciato in sospeso la questione del gigantoproductus, perché alla micro e alla morfostruttura dobbiamo aggiungere l'analisi geochimica. Allora sì che si ottengono tantissimi dati da questi splendidi archivi. Io mi focalizzerò soprattutto sulle analisi isotopiche, quindi isotopi del carbonio, ossigeno, azoto e boro, però c'è anche tutta una parte che riguarda l'analisi degli elementi in traccia che non ho assolutamente tempo di prendere in esame. Ecco, per questi studi però non tutti i macroinvertebrati bentonici funzionano allo stesso modo, nel senso che è necessario, prima cosa, che siano perfettamente conservati, quindi bisogna escludere ogni effetto della diagenesi, altrimenti l'interpretazione non è quella dell'ambiente di vita. Seconda cosa, devono, diciamo, precipitare il biominerale in equilibrio per quanto riguarda la composizione isotopica con le acque dell'ambiente in cui vivono, e questo è stato dimostrato possibile sicuramente per i brachiopodi e i bivalvi. Quindi io tratterò soprattutto dei brachiopodi, un pochino anche dei bivalvi, ma fondamentalmente questi sono i gruppi che sono noti a registrare in equilibrio la composizione isotopica dell'ambiente. Quindi possiamo ricostruire variazioni di temperatura delle acque superficiali, di stagionalità, e questo si fa, insomma, lo sanno tutti, è normalmente fatto da tantissimi gruppi di ricerca misurando carbonio e ossigeno. Ciclo dei nutrienti e relazioni biotiche, quando si va a misurare anche l'azoto, e l'ultimo caso è quello dell'acidificazione degli oceani, perché gli isotopi del boro permettono di risalire al pH delle acque. Vediamo alcuni esempi molto molto brevemente. Questo è uno studio fatto soprattutto da Gaia Crippa in collaborazione con tanti ricercatori di Milano, e potete osservare la successione dell'Arda, che rappresenta la sedimentazione del Pleistocene inferiore vicino a Castello Arquato. In questo caso sono stati analizzati tramite sclerocronologia le conchiglie di diverse specie di bivalvi, quindi è uno studio fatto sui bivalvi e non sui brachiopodi. E cosa si è osservato? Innanzitutto, a circa 100 metri dalla base, la successione registra l'arrivo degli ospiti boreali, gli ospiti freddi nell'Adriatico, e qui vedete appunto una specie emblematica di questo, che è l'Artica islandica. In corrispondenza dell'arrivo di Artica islandica, gli isotopi dell'ossigeno, che sono quelli viola, che sono quelli del carbonio, mostrano una marcata stagionalità, ovvero una differenza cospicua di temperature tra le temperature estive e quelle invernali. E queste linee che vedete sono le linee di crescita che permettono di distinguere gli intervalli in cui la conchiglia cresce, che di solito sono quelli di temperature maggiori, e quelli dove si arresta di solito l'inverno. Quindi questo momento coincide con l'arrivo degli ospiti freddi, una diminuzione già media della temperatura media delle acque, ma soprattutto un aumento di stagionalità. E poi si è osservato che nel corso di tutta la successione, cioè che ricopre il Pleistocene inferiore, c'è un deciso aumento di stagionalità, come potete vedere dai livelli più alti che contengono queste conchiglie. Quindi quello che si è osservato nel Pleistocene inferiore a partire dagli ospiti freddi non è tanto una diminuzione, soprattutto nei livelli alti, una diminuzione media della paleotemperatura, quanto un aumento della differenza tra la temperatura estiva e quella invernale. E la stagionalità è un parametro fondamentale per comprendere la distribuzione degli organismi, perché quella che detta la stabilità termica, diciamo, a cui possono vivere. Quello era fatto nel Pleistocene, uno può dire, vabbè, sono preservati meglio, in un certo senso la potenzialità di registrare il segnale è meglio, ma lo stesso discorso si può fare anche nel Permiano. Qui vedete, è un lavoro in progress, anzi è stato già sottomesso, che ho fatto con Claudio Garbelli. Sono sempre, adesso non è più a Milano, ma insomma ha fatto il dottorato e ha lavorato per un po' a Milano. Sono brachiopodi che provengono da diverse località del Permiano, poste a diverse paleolatitudini, e anche qua siamo nel Permiano, ma possiamo vedere che gli esemplari che provengono da elevate latitudini mostrano una marcata stagionalità, quelli che provengono dalle zone equatoriali
invece mostra una bassa stagionalità. Questo potrebbe sembrare ovvio e scontato, non lo è quando si lavora sul Paleozoico. E andare a mappare le variazioni di stagionalità ha un'importanza, ha una notevolissima importanza quando si studiano eventi climatici di ampia portata, come quelli che caratterizzano il Permiano, che passa da, diciamo, un ice house all'inizio del periodo a un hot house alla fine dello stesso. Inoltre, aveva lasciato in sospeso le relazioni biotiche del Gigantoproductus, avevamo detto, eravamo arrivati a dire sì, ci sono delle tracce della materia organica originaria preservata. Cosa abbiamo fatto con queste tracce? Abbiamo misurato gli isotopi del carbonio e dell'azoto, però non sulla calcite della conchiglia, su questi residui organici. Questo è stato fatto alla Memorial University di St. John in Canada e l'abbiamo fatto perché gli isotopi del carbonio e dell'azoto sulla matrice organica che si trova o nei tessuti, ma per i fossili è impossibile, o all'interno del biominerale, costituisce una fingerprint per distinguere diversi stili trofici, diverse strategie trofiche. Quindi ci ha permesso di vedere che i brachiopodi, le specie di Gigantoproductus del carbonifero, hanno dei valori degli isotopi del carbonio e dell'azoto che non rientrano assolutamente nel campo previsto dei sospensivori. Sospensivori sono tutti i brachiopodi, tutti gli attuali e la maggior parte di quelli del passato. E la loro strategia trofica grazie allo fosforo. Ecco, invece i valori misurati nelle specie il carbonifero ricadono in questo campo, quindi hanno valori del delta C13 molto bassi, valori dell'azoto, diciamo, intermedi piuttosto variabili. Questo ci ha permesso di ricostruire che si trattava di forme mixotrofe, quindi in parte si nutrivano e respiravano tramite il fosforo, quindi come i sospensivori, diciamo, con la strategia del sospensivo. In parte avevano dei simbionti, probabilmente degli organismi fotosintetici, dati i valori dell'azoto, che sopperivano fornendo appunto prodotti del processo di fotosintesi al brachiopode per la sua nutrizione. Questo ha permesso a questi brachiopodi di diversificarsi nel carbonifero inferiore, raggiungendo queste dimensioni enormi e queste conchiglie spessissime. E fino a prima di queste analisi erano tutte ipotesi, quelle sulla dimensione. Eccoli qua, questi sono dei Gigantoproductus che sono larghi circa 40 centimetri. Ok, ora ho finito, sono un filo in ritardo, ma spero di recuperare la prima parte che riguardava, diciamo, questa overview generale sulle analisi che si possono fare su questi biominerali e sulla bontà della loro registrazione. Vediamo adesso questo esempio di studio che riguarda l'estinzione di massa di fine Permiano. Ora, la datazione che vedete, che è molto precisa, è stata fatta dal gruppo dell'MIT con uranio piombo su zirconi, riguarda il limite, quindi riguarda la base del Triassico inferiore ed è la datazione della comparsa di Indoodus parvus nella sezione di Meishan in Cina. L'estinzione di massa precede di qualche decina di migliaia di anni questo dato. È una delle estinzioni più studiate, una delle Big Five, le cinque estinzioni di massa che hanno rivoluzionato la storia del Fanerozoico, che sono questi triangolini rosa che vedete nell'immagine. È la più severa sicuramente. Perché? Perché ha avuto una perdita tassonomica enorme, tenete conto, 95% delle specie marine, 75% delle specie terrestri hanno subito estinzione. E c'è stato anche un netto cambio a livello degli ecosistemi, una vera e propria rivoluzione degli ecosistemi, per cui non ha impattato solo dal punto di vista della biodiversità, ma anche sull'organizzazione e la strutturazione degli ecosistemi. Quindi è molto grave anche dal punto di vista paleoecologico. È una delle più studiate. Fino alla fine degli anni 90 la più studiata era quella Cretaceo-Paleogene, ma negli anni 2000 c'è stato sorpasso, per cui si contano centinaia e centinaia di lavori ogni 4-5 anni su questa crisi.
Proprio perché la più studiata ci sono davvero tanti dati e per esempio il gruppo dell'MIT con Burgess e Boring ha riuscito a calcolare la durata dell'intervallo di estinzione sempre utilizzando datazioni uranio-piombo nella sezione di Meishan in Cina. E la durata dell'intervallo di estinzione sembra essere questa, quindi va da circa 10.000 a circa 110.000 anni, quindi stiamo parlando di decine di migliaia di anni, molto rapida dal punto di vista geologico. Si è dibattuto tantissimo sulle cause di questa estinzione. Certamente ormai sono tutti concordi sul fatto che la causa prima sono i Siberian Traps, quindi questi basalti continentali che in parte affiorano in Siberia, che hanno immesso in atmosfera quantitativi enormi di anidride carbonica. Si calcolano più di 100.000 tonnellate di anidride carbonica. E ovviamente questo è il motore primo e poi c'è stata tutta una serie di eventi che a cascata hanno portato all'estinzione. Ed è su questi che si discute, non tanto sull'entità di questi eventi, quanto sul loro timing, cosa è avvenuto prima. E diciamo che fondamentalmente il riscaldamento globale per l'emissione di gas serra, soprattutto CO2, c'è chi sostiene che ci sia stato anche rilascio di metano dai clatrati in seguito al riscaldamento globale, ma su questo ci sono molti dubbi. L'acidificazione degli oceani, ci sono diversi autori che la sostengono, ma non è stata ancora provata. Per quanto riguarda l'anossia, no. L'anossia non è la causa dell'estinzione di fine Permiano. Una volta veniva portata come esempio, ma tutti gli ultimi lavori dimostrano chiaramente che l'anossia è una conseguenza degli eventi e che l'anossia, più che caratterizzare la fine del Permiano, interessa molto di più il Triassico inferiore. Quindi l'anossia, no, qui ci va proprio sopra una bella croce, anche se qualcuno si ostina con l'anossia, non ci sono evidenze. Ok, e sicuramente qui in questo schema che è preso da un progetto che noi abbiamo, diciamo un progetto di Elisabetta Erba, l'ultimo PRIN di Elisabetta, in cui siamo coinvolti molti di Milano e anche di altre università italiane, ovviamente vedete che la posizione dell'estinzione di fine Permiano, hot house, estremo, il più diciamo severo, diciamo, è anche un candidato per l'evento di acidificazione degli oceani. Ok, quello che voglio farvi vedere ora è cosa ci dicono gli studi microstrutturali e geochimici sulle conchiglie dei brachiopodi a questo proposito. Ci possono dire qualcosa sul timing tra riscaldamento, acidificazione, eventualmente l'anossia, per escluderlo ancora di più? Sì, ci possono dire tante cose. Ora, gli studi che vi presento sono stati fatti soprattutto su successioni che ho campionato insieme a tanti collaboratori in Cina meridionale, in Iran. Quelle del Tibet vengono invece dai nostri collaboratori cinesi e quelle delle Dolomiti, molto molto importanti, sono stati studiati da Renato Posenato di Ferrara, come vi spiegherò a breve. Siccome è importantissimo, cioè io adesso sto parlando di microstruttura geochimica, va bene, ma prima di arrivare a fare geochimica e microstruttura, l'analisi di campo è fondamentale. Quindi si parte da lì, da sezioni, strato per strato, campionamento di esemplari in posto, identificazione tassonomica e dopo si può partire con tutta l'altra serie di analisi. Ma questo non può mancare, non si possono prendere collezioni campionate senza nessun riferimento stratigrafico per fare questo tipo di analisi, perché sono inutili. Qui vedete la sezione Julfa in Iran, che è una sezione veramente magnifica. Questa linea punteggiata rappresenta il limite Permiano-Triassico, che alla base della formazione elica. Qui avete questi calcari rossi ad ammonoidi, il paratirolite sbed della Libashi Formation, e noi abbiamo campionato brachiopodi in diverse sezioni. E qui vedete invece un'altra sezione che è molto molto meno amena, col cielo così sempre offuscato dallo smog tipico della Cina. Questa è la sezione di Shanxi, è brutta, non è bello lavorarci, ma l'affioramento al limite PT è fantastico, per cui affiora tutto e ci sono brachiopodi proprio fino al limite. Quindi è una sezione brutta, ma molto molto importante.
Partiamo da quello che abbiamo osservato studiando la micro e l'ultrastruttura dei brachiopodi. Ora, non posso dilungarmi su quelle che sono le microstrutture dei brachiopodi, che sono molto complesse e derivano dall'associazione di fabric diversi. Sottolineo solo che i fabric dominanti, diciamo, nello spessore della conchiglia sono due, quello laminare, che vedete rappresentato qua sotto, e quello fibroso, che è in parte quello che vi ho fatto vedere prima nelle immagini in BSD e che caratterizza tutti gli attuali. Ora, questo livello, questo fabric fibroso laminare, può essere associato quello colonnare a entrambi, non c'è distinzione, sono molto molto simili, che è quello che vi ho mostrato prima per quanto riguarda Gigantoproductus. L'associazione di questi fabric è presente in tutti i brachiopodi appartenenti a diversi ordini fino all'intervallo di estinzione, ma si nota che la probabilità di trovare microstrutture che hanno anche il livello colonnare diminuisce avvicinandosi all'intervallo di estinzione. Quindi non sto dicendo che scompare, sto dicendo che diventa molto meno abbondante ed è raro trovarlo, mentre domina il fabric, la microstruttura di tipo 2, dove c'è solo il fabric laminare o fibroso e manca quello colonnare. Qual è il significato profondo di questa differenza, che comunque è importante? Il significato profondo è che il fabric laminare, il fabric colonnare ha molto meno matrice organica degli altri due fabric, di quello fibroso e di quello laminare, che invece sono più ricchi in componente organica. Quindi osserviamo che spostandoci verso l'intervallo di estinzione tendono a dominare conchiglie che hanno una componente organica maggiore rispetto al minerale. Quindi il biominerale è più ricco di componente organica. Abbiamo fatto anche delle analisi morfometriche, cercando di comprendere come variava lo spessore della conchiglia, le dimensioni, ma soprattutto la dimensione delle unità strutturali che compongono i fabric fibrosi e quelli laminari. E abbiamo osservato che soprattutto per quanto riguarda la dimensione delle fibre c'è un trend molto netto, che vede una progressiva diminuzione della dimensione delle fibre avvicinandosi all'intervallo di estinzione. Diminuzione delle fibre significa contemporaneo aumento delle matrici organiche presenti nella conchiglia. Quindi abbiamo un'associazione di fabric che suggerisce che i brachiopodi verso l'intervallo di estinzione producono conchiglie più ricche in biopolimeri, e anche un'indicazione che deriva da un'analisi dimensionale delle unità strutturali. Tenete conto che tutto questo avviene senza che vi sia alcuna significativa diminuzione di dimensioni delle conchiglie o di spessore della conchiglia stessa. È un arricchimento di matrice organica rispetto alla parte inorganica. Bene, abbiamo paragonato questa osservazione con alcuni studi che sono stati fatti nell'ambito di un progetto europeo, un ITN 2020, che ormai si è concluso da un paio d'anni, e nell'ambito del quale sono stati fatti esperimenti mettendo dei brachiopodi attuali, questa è la specie Magellania venosa, in acquario, sottoponendoli a variazioni di pH. Facendi è un dottorando che ha fatto il dottorato a Milano con me e che ha studiato le variazioni, non si è occupato di coltivare questi brachiopodi, ma facendo parte del progetto ci sono arrivate le conchiglie di brachiopodi coltivate, per cui abbiamo potuto vedere come variava la microstruttura, la diminuzione del pH. E lo vedete anche voi molto bene da qua. Al diminuire del pH diminuiscono le dimensioni delle fibre e aumenta tantissimo il contenuto organico della conchiglia. Quindi quello che noi abbiamo osservato prima, utilizzando i fossili al limite permo-triassico, è esattamente quello che si osserva coltivando i brachiopodi e sottoponendoli a pH basso. È un indice di acidificazione. I brachiopodi, al diminuire del pH, producono conchiglie maggiormente ricche di matrice organica, perché il costo fisiologico di precipitare conchiglie con unità elementari più spesse e più grandi è, diciamo, controproducente, non è vantaggioso come quello di produrre conchiglie
più organiche. Ecco, tenete conto che non hanno sofferto i brachiopodi, eh? Sono cresciuti, anzi qualcuno è cresciuto tantissimo, molto di più che nell'ambiente naturale. Ecco, solo per dire che vabbè, adesso io ho parlato di diametro delle fibre, in realtà si prendono in esame molti più parametri morfometrici, soprattutto quando si lavora sugli attuali. Ok. Passiamo alle analisi geochimiche. Quindi la microstruttura non ci dice molto per la temperatura, perché i brachiopodi sono piuttosto tolleranti alle variazioni di temperatura e non riusciamo, perlomeno finora, a usare la microstruttura per valutare variazioni di temperatura. Lo possiamo fare per l'acidificazione, per il pH, ma non per la temperatura. Per la temperatura invece funzionano molto bene gli isotopi stabili, soprattutto quelli dell'ossigeno sulla conchiglia. E quello che si osserva, e questi sono i brachiopodi che vengono dalla sezione al limite permo-triassico del Tibet, di Janima in Tibet, è che c'è una netta diminuzione degli isotopi dell'ossigeno, avvicinandosi all'intervallo di estinzione, che indica un aumento della temperatura fino a temperature di 36-38 gradi, oltre le quali non abbiamo più i brachiopodi perché si estinguono. Ecco, per quanto riguarda il discorso che ho fatto prima, ossia disossia oppure presenza di ossigeno, sottolineo che in questo caso, come in molti altri, quando si va a valutare l'anomalia del cerio, che è un indice di condizioni ossigenico anossiche, si osserva sempre che l'anomalia del cerio è nel campo di condizioni che sono ossiche. Quindi non c'è nessuna, perlomeno fino a all'inizio dell'estinzione, dell'intervallo di estinzione, non c'è nessuna evidenza di anossia da nessuna parte, se non in zone estremamente localizzate. Come si fa a calcolare la temperatura dagli isotopi dell'ossigeno? Esistono tantissime equazioni e in questo studio che abbiamo appena pubblicato sulla rivista italiana di paleontologia e stratigrafia, Brand, come primo autore, ha messo a confronto tutte le equazioni prodotte per vari tipi di organismi e anche per quelli che sono la calcite di precipitazione inorganica, quindi abiotica. Si consiglia vivamente di utilizzare equazioni ad hoc per non avere appunto interpretazioni di risultati che non sono, diciamo, congrue con quanto era la temperatura dell'ambiente originario. Questa è l'ultimissima prodotta per i brachiopodi, funziona molto bene perché è stata testata su tantissimi esemplari di brachiopodi attuali, dei quali era nota la composizione isotopica dell'acqua marina. Ecco, attenzione, perché chiaramente per utilizzare queste equazioni, oltre al valore della composizione isotopica misurato sulla calcite del brachiopode, sarebbe necessario conoscere la composizione isotopica dell'acqua marina di quel momento, che di fatto viene stimata se non quando si hanno non solo isotopi, diciamo, tradizionali fatti su polvere, quindi il delta 18, ma anche i clamped isotope. Questo è stato fatto per esempio in Dolomiti, con Brand, che è questo geochimico canadese con cui collaboriamo tantissimo, e soprattutto grazie al lavoro assiduo fatto da Renato Posenato, e ci tengo a sottolineare che lui ha lavorato sulle sezioni del limite permo-triassico delle Dolomiti dagli anni 80, non voglio dire che è troppo vecchio, voglio dire che ha fatto tantissimo, ha fatto dei lavori meravigliosi, gli ultimi sono quelli del 2019, uno su Paleo 3 e uno è pubblicato sul bollettino della Società Paleontologica Italiana, che consiglio a tutti di leggere, soprattutto chi lavora sulle sezioni del limite permo-triassico in Dolomiti. Quindi un campionamento minuzioso, preciso, enorme quantità di dati che derivano da decenni di lavoro su quelle sezioni ha permesso appunto di avere una risoluzione ottimale dell'andamento della temperatura al limite permo-triassico. Questo azzurro non è un dato delle Dolomiti, è i dati della Cina. I dati delle Dolomiti arrivano qua e indicano un aumento di temperatura fino a 38 gradi. Ecco, qui sono stati fatti anche i clamped isotope su campioni selezionati, molto ben conservati. I clamped isotope danno direttamente la temperatura dalla massa, diciamo, di questi miscele di isotopi e quindi permettono di ricavare quello che era il delta 18 delle acque marine del momento. Per le Dolomiti il delta 18 era molto simile a quello che si osserva attualmente nel mare ai Caraibi e anche nel Mar Rosso.
cosa che è compatibile con l'elevato, diciamo, grado di evaporazione che doveva esserci nel Golfo della Tetide a quelle latitudini durante lo Taos Permiano. L'ultimo dato che vi voglio mostrare è quello appena uscito, questo è il lavoro che probabilmente molti di voi hanno avuto modo di vedere su Nature Geoscience, dove sono stati misurati gli isotopi del boro, perché gli isotopi del boro danno misure di pH. Diciamo che il boro è presente nell'acqua marina sia come acido borico che come borato, i brachiopodi e altri calcificatori marini, quindi non solo i brachiopodi, incorporano lo ione borato nella conchiglia. E il rapporto isotopico dello ione borato, così come nell'acido borico, è funzione del pH. Per cui dai dati degli isotopi del boro misurati sulla conchiglia dei brachiopodi, tramite complesse equazioni, si può risalire al pH. Chiaramente vale sempre il discorso dello screening diagenetico. È necessario che queste conchiglie che vengono analizzate per il boro siano preservate e non alterate. Bene, questo è l'output principale di questo studio, che è stato fatto utilizzando sempre i brachiopodi delle Dolomiti raccolti da Renato e anche i brachiopodi che abbiamo raccolto noi nelle sezioni cinesi, quella sezione che vi ho fatto vedere prima, la sezione di Shanxi. Come potete vedere, sono solo dati da brachiopodi, non da roccia totale, quindi la conchiglia brachiopodi. Questo intervallo rosa rappresenta l'anomalia del carbonio. Lo shift negativo del carbonio inizia poco prima dell'inizio dell'intervallo di estinzione, perlomeno a Mation, e sembra anche in Dolomiti. Vedete appunto lo shift negativo del carbonio, di cui non ho parlato molto, perché non avevo tempo. Vedete la diminuzione degli isotopi dell'ossigeno, che indicano il riscaldamento, ma qui vedete bene che c'è anche una diminuzione degli isotopi del boro di circa 1,5 per mille. E questo, come vedete nel pannello qui accanto, indica una diminuzione dei valori di pH da valori superiori a 8 a valori di circa 7,5. E quindi fondamentalmente quello che si osserva da questo schema, da queste analisi estremamente precise fatte sulla conchiglia dei brachiopodi, è una successione di eventi che prevedono riscaldamento prima e acidificazione delle acque. Quindi questa è una magnifica opera di paleoarte fatta da David Iurino, è stata fatta appositamente per il lancio del lavoro di Iurikova, che vuole mettere in evidenza quelli che sono i tratti principali dell'estinzione del Permiano, quindi l'attività vulcanica, i gas serra e questo colorino verdino delle acque che sta per l'acidificazione. E fondamentalmente, grazie a questi studi, possiamo dire che certamente, come tutti hanno già detto, il motore primo sono i Siberian Flood Basalts, che hanno stimato, appunto, ve l'ho detto prima, più di 100.000 gigatonnellate di CO2, volumi tra basalti eruttati e sili intrusi che superano i 3 milioni di chilometri cubi. Questo ha portato all'emissione di gas serra. Il rilascio di metano è dubbio, perché fondamentalmente, secondo il lavoro di Iurikova, le analisi fatte nel lavoro di Iurikova, è possibile che poco prima dell'intervallo di estinzione i SIL hanno intruso delle successioni del bacino di Tunguska ricchissime in carbone, e questo ha prodotto dei gas che derivavano dal metamorfismo di contatto di queste successioni, che hanno rilasciato CO2 con un rapporto isotopico molto molto basso, dando luogo appunto a quello che si osserva, che è lo shift del delta C13. Quindi, secondo quest'ultimo lavoro, il rilascio di metano da parte di clatrati è stato messo in dubbio, anche se c'è Brand ha studiato dei brachiopodi, appunto delle Dolomiti, delle inclusioni fluide, e sostiene che ci siano evidenze, appunto, proprio al momento dell'inizio dell'intervallo di estinzione,
con presenza di metano, ma sono dati per il momento poco robusti. Quindi riscaldamento globale seguito subito dall'acidificazione degli oceani, e questi sono provati in modo estremamente robusto dalle analisi geochimiche sulle conchiglie dei brachiopodi per la temperatura, dalle analisi microstrutturali e geochimiche per quanto riguarda il pH. Quindi è stato questo effetto sinergico tra il riscaldamento che è iniziato un attimo prima, l'acidificazione degli oceani che l'ha seguita subito dopo, a svolgere questo effetto letale sui biota di fine Permiano, portando ai tassi di estinzione che tutti conosciamo. Quindi i brachiopodi sono assolutamente tra gli archivi migliori che si possono utilizzare, certamente nel Paleozoico. Nel Mesocenozoico ovviamente ci sono anche i molluschi che sono molto molto importanti, però certamente per i brachiopodi, per il Paleozoico, i brachiopodi rimangono i protagonisti assoluti di questo tipo di analisi e archivi formidabili. Dominavano le comunità bentoniche, per cui li trovate un po' dappertutto, sono molto abbondanti, hanno un metabolismo molto basso e quindi sono estremamente sensibili alle variazioni dell'ambiente che registrano in equilibrio per quanto riguarda la composizione isotopica e anche per quanto riguarda gli elementi in traccia, di cui non ho parlato. Hanno una conchiglia fatta da calcite con basso contenuto di magnesio, che è molto resistente alla diagenesi, per cui li troviamo spesso preservati. Inoltre hanno avuto una differenziazione microstrutturale enorme che non ho approfondito nel corso del Paleozoico, quindi veramente un record, un primato come archivi per ricostruire l'evoluzione della vita e degli ambienti. Lasciatemi ringraziare tutte le persone, che sono tante, che hanno lavorato su questi progetti. Certamente quelli che hanno lavorato di più indifessamente sono Gaia Crippa e Claudio Garbelli, hanno fatto entrambi il dottorato a Milano sulla biomineralizzazione e adesso si trovano, cioè chi è rimasto a Milano, chi è andato in Cina, poi a Ferrari, adesso sta partendo per il Regno Unito. E poi ci sono due ricercatori ancora più giovani, che sono Anna Yurikova e Facheng Ye, che hanno lavorato nell'ambito del progetto H2020, che è uno dei progetti che insieme ai PRIN del 2011, addirittura del 2017, a Elisabetta Erba, sono quelli che hanno permesso di compiere queste analisi. E poi ci sono tantissimi ricercatori che devo ringraziare, molti sono miei colleghi, sanno, quindi soprattutto Giovanna Della Porta e Monica Rappiace, Elisabetta Erba, poi c'è il gruppo di Monaco che ho già citato, Uwe Brand e Kare Mazni in Canada, e poi certamente Renato Poserato, con cui abbiamo lavorato in modo veramente costruttivo. Grazie. Lucia, grazie a te, bellissima, interessantissima relazione, anzi de lectio, avere una lectio magistralis. Mi hai chiarito un sacco di cose a me che sono così lontano dalla paleontologia, però in qualche maniera mi hai attratto, perché lavorando io sempre con i vulcani ovviamente mi hai riportato a Tunguska, mi hai riportato ai Siberian Traps e mi hai riportato soprattutto a quello che mi è più caro, cioè alla geochimica e a tutte quelle che sono, non voglio condividere io, grazie, e a tutte quelle che sono ovviamente i parametri isotopici. Chiedo ai colleghi presenti se hanno delle domande da fare a Lucia. Vedo Mariano Parente che subito si prenota. Vai Mariano. Sì, ciao Lucia, grazie di tutto. Bellissima presentazione, molta invidia, perché io se non me l'avessi fatto vedere Renato un po' di brachiopode nel Giurassico inferiore, nelle successioni che ho studiato io nelle piattaforme dell'Appennino non ne ho mai visto neanche mezzo. Mi sono sempre lagnato di questo, perché insomma mi avrebbero fatto comodo. Volevo tornare alla questione dei cambiamenti microstrutturali che hai fatto vedere, quei cambiamenti nelle dimensioni, diciamo, delle fibre e nella percentuale di matrice organica. Volevo capire su che scala temporale avvengono. Cioè, sono cose che avvengono in tempi molto brevi oppure sono un adattamento su un tempo più... Ma si vede ancora lo schema? No, ora non stai con me. Puoi ricondividere. Okay. Sto condividendo? Ora sì. Sì, ok.
Allora, fondamentalmente avvengono, dunque, purtroppo, vabbè, come tu dici, mi avrebbe fatto comodo vedere il record. Aspetta che devo spostare perché ecco. Io non vedo la sezione a destra, ok? Avrebbe fatto comodo anche a me avere brachiopodi sempre, sempre in tutti gli strati. E quello che accade alla sezione di Shanxi, quella che ti ho fatto vedere prima, quindi questo intervallo giallo sono circa 100.000 anni. Quindi come vedi la variazione si osserva, cioè le dimensioni piccole sono all'interno di questo intervallo di 60.000 anni, di 100.000 anni che inizia un po' prima. Quindi stiamo vedendo delle variazioni alla scala delle decine di migliaia di anni. Il campione che tu hai prima e qua aumenta un po' la velocità di sedimentazione, è difficile datare esattamente questo punto, però sono cambiamenti che tu registri a livello delle centinaia di migliaia di anni. E a volte li puoi cominciare a vedere qualcosa a partire da circa 1 milione di anni prima del limite, ok? Però di solito li osservi a scala delle centinaia di migliaia di anni, questi cambiamenti, per questi fossili, eh? Quelli attuali sono stati cambiamenti che sono stati osservati in pochissimo. Tieni conto che sono stati coltivati per qualche mese, quei brachiopodi, un annetto. E in un anno hanno comunque prodotto una parte di conchiglia che era molto diversa da quella che producevano nell'ambiente naturale, senza arrestarsi. Quindi diciamo, il brachiopode reagisce istantaneamente al cambiamento. I cambiamenti che si osservano nel record fossile sono alla scala delle centinaia di migliaia di anni. Tieni conto che i Siberian Traps iniziano la loro attività principale circa 300.000 anni prima del limite, ok? Quindi le cose tornano abbastanza e circa 100.000 anni prima del limite, più o meno, c'è questo ingresso di anidride carbonica particolarmente leggera dal punto di vista isotopico che è connessa al metamorfismo dei carboni del Tunguska Basin. Grazie. Grazie. Mariano, sei soddisfatto? Io sì, ne avrei altre, ma lascio spazio. Vai, vai. Vabbè, ma noi adesso Elisabetta organizzerà, noi siamo nel PRIN con Mariano, quindi potrebbe essere un topic di discussione per l'incontro che farà Elisabetta, mi ha detto che farà un incontro Elisabetta, tanto forse c'è Elisabetta. Elisabetta c'è. Confermo, lo faremo presto. Mi chiedevo allora se posso farne un'altra, se su queste sezioni avete una ciclostratigrafia orbitale, perché in realtà quello che sarebbe interessante è vedere se nel Permiano, che è un oceano che non ha sedimentazione pelagica carbonatica abbondante come un oceano del Giurassico, esattamente, i tempi dell'acidificazione sono diversi rispetto a quelli, per esempio, del Giurassico o del Cretacico, perché l'acidificazione, certo, per come la conosciamo nell'oceano attuale, è qualcosa che deve avvenire su decine di migliaia di anni, perché poi scatta il buffering dei carbonati profondi e si rimette tutto a posto. Il Permiano, certo, potrebbe funzionare su scale diverse. Se tu prendi il lavoro di Yurikova, i geochimici coinvolti in questo lavoro, non io, che mi sono occupata della parte fossile, diciamo, hanno fatto un box model dove hanno proprio previsto il fatto che gli oceani, comunque permiani, non avevano questa sedimentazione carbonatica pelagica. Quindi il buffer era molto, molto diverso e l'acidificazione impattava molto di più sulle comunità di piattaforma, dove c'era invece l'unica sedimentazione carbonatica e la carbonate factories, diciamo. Quindi c'è tutta una discussione anche su quello. Comunque la possiamo affrontare, ma certamente molto molto diverso. Per quanto riguarda la ciclostratigrafia, no, non ci sono dati. Tanto mentre si prenota qualcun altro per non far parlare sempre Mariano, vi dico che ci abbiamo avuto circa 60 contatti qui in assemblea su questa piattaforma, ma abbiamo messo anche l'abbiamo trasmessa in streaming su YouTube, ci sono stati un centinaio di contatti e quindi di partecipanti su YouTube. Sandro, a proposito, ci sono delle domande da YouTube, le leggi tu e le fai tu, dai. Ok, allora, un attimo che vedo chi è il... Allora,
da parte di Lorenzo De Bortoli. Ciao Lucia, complimenti per l'interessantissima lezione. Si può applicare questo metodo di analisi anche alle ostreidi e come si può discriminare la diagenesi se presente? Gli ostreidi sì, ci abbiamo provato, qua ti risponderebbe meglio Gaia di me sicuramente, ma il problema degli ostreidi è che hanno una microstruttura molto porosa, per cui spesso subiscono diagenesi perlomeno localizzata. Per esempio noi abbiamo delle magnifiche crassostree, che tra l'altro sono giganti, non come Gigantoproductus, ma grandi, sulle quali abbiamo provato, ma lo studio che abbiamo fatto microstrutturale ci ha creato dei problemi perché non sono, diciamo, preservate. Però, vabbè, sicuramente vale la pena di provare a fare delle analisi microstrutturali. Hanno queste tasche di praticamente ad elevatissima porosità, di microstrutture con lamelle porose che vengono frequentemente alterate, quindi bisogna trovare il modo di evitare le tasche alterate. Diamo una serie di complimenti che ti leggo da Rodolfo Carosi: complimenti per la ricerca e per la bellissima presentazione. Da Maria Marino: complimenti Lucia. Da Salvatore Iaccarino: complimenti, molto interessante e molto bello. E da Raffaella Tolotti: grazie, interessantissimo. Vabbè, grazie, vi ringrazio molto, è stato molto bello. Io ringrazio te per aver partecipato, ringrazio Elisabetta Erba, perché devo confessartelo, la pulce nell'orecchio me l'ha messa Elisabetta, e quindi va onore al merito, chiaramente, e quindi mi preme segnalarlo, e grazie a Mariano che è intervenuto e che si è tenuto in serbo tutte le altre domande per quando vi incontrerete, ovviamente con il vostro PRIN finanziato con il 2017. Grazie a tutti, grazie soprattutto a te Lucia. Io credo che queste sono belle iniziative, di poter continuare a condividere ovviamente in comunità ovviamente quello che sono i punti di forza della nostra disciplina. Come io dico agli studenti, noi dobbiamo sapere un po' di tutto, un po' di fisica, un po' di matematica, un po' di chimica, un po' di biologia, per andare a conoscere qualcosa che nessuno di loro potrà mai scoprire. Questa è la bellezza della nostra disciplina, la bellezza della geologia. E nonostante che nessuno ci consideri oggi che a tutti piace solo misurare e non piace vedere e guardare i processi, io continuo a ripeterlo: la nostra è una scienza, è una scienza veramente a tutto tondo, a 360 gradi. E quello che ci hai fatto vedere oggi tu, Lucia, è veramente una cosa bellissima, perché hai spaziato ovviamente su tutte quelle che sono le matrici culturali proprio del geologo. Grazie Lucia. Grazie a voi e grazie di tutto per organizzare questi eventi. Va bene, io passo all'altro seminario che è sul Permiano, datazione radiometrica del Permiano, quindi che non faccio io per fortuna, e quindi ritorneremo ancora alle Siberian Traps e agli zirconi. Un abbraccio a tutti, gli intervenuti su tutte entrambe le piattaforme. Sono veramente felice che siate intervenuti così tanti e continueremo su questa strada. Grazie. Grazie mille.